Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Non è una sirena, non è un mito, ma si chiama come la sua città. Questa che potrebbe essere l'input perfetto scritto in un suo bel reportage da Alessandra Farro, fotografa magnificamente Partenope, l'ultimo film che abbiamo già visto in concorso al Festival di Cannes dal 19, proprio il giorno di San Gennaro, nelle sale italiane. Presentato fra gli eventi ai giovani giurati del 54esimo Festival del Cinema dei ragazzi in corso a Giffoni, ed a presentarlo in collegamento al GIF è arrivato anche il regista Paolo Sorrentino. Partenope, ha detto il premio Oscar della grande bellezza, è un omaggio ai giovani con questo film, interpretato da una nuova attrice, Celeste Dalla Porta, presente al GIF con il cast al completo, ha raccontato Napoli. Questo film verte su una domanda: che cosa significhi essere giovani? Quando chiesero ad Andy Warhol quale personaggio di Walt Disney avrebbe voluto conoscere, rispose Minnie, perché così avrebbe avuto la possibilità di conoscere Topolino. Allo stesso modo io scelgo i giovani del GIF per intercettare il pubblico giovane che ama il cinema. I giovani e colorati giurati che oggi vedranno sullo schermo fra gli eventi anche Io Capitano di Matteo Garrone e nella nuova sala Alberto Sordi, La bicicletta di Bartali di Enrico Paolo Antonio, che è la storia in Medio Oriente di due giovani amici che appartengono a due comunità rivali che si fanno la guerra dal comune amore per il ciclismo, accettando nel mito comune di Gino Bartali la sfida di vincere una corsa di ciclismo insieme, facendo trionfare la pace e la tolleranza. Insomma, un bel film. Intanto, come dicevo, al GIF si è inaugurata la palestra all'aperto dello sport, che questa è una novità per il Festival del Cinema di Ragazzi. Che cosa c'entra il cinema con lo sport? C'entra e come? Con sport c'è un po' di tutto in questa palestra all'aperto: basket, calcio, atletica, tennis, e la presenza degli atleti delle varie discipline, che naturalmente non guasta. Per i primi tutor dello sport al GIF sono arrivati gli allenatori del volley, per esempio Angelo Lorenzetti e Mauro Berrutto. Al nostro microfono invece un ospite davvero speciale. Beh, al nostro microfono il presidente del Giffoni Film Festival, un industriale prestato al cinema da parecchi anni, che vive la realtà del Giffoni in una maniera veramente precisa, appassionata, non da cittadino di Giffoni, ma proprio da industriale, perché per stare con il Festival di Giffoni, che deve guardare al futuro, bisogna parlare anche di tenere un festival come questo come un'industria. Al nostro microfono Pierino Rinaldi, di una famiglia dei Rinaldi famosi, industriali non soltanto locali, ma a livello internazionale. Allora, che mi dice, Presidente? Ciao Tonino, benvenuto a Giffoni. Sono tanti anni che tu fai parte della nostra famiglia. Giffoni è un'industria della cultura. Giffoni quest'anno siamo alla 54esima edizione, un anno particolare perché purtroppo, dico purtroppo, noi fino all'ultimo momento non sapevamo se farlo o meno Giffoni, ma noi siamo delle persone determinate, non potevamo deludere i giffonesi, non potevamo deludere i giurati, non potevamo deludere un indotto come a Giffoni. Quando un'industria come il Giffoni Experience, su ogni euro che noi investiamo sul territorio, noi ne ritorniamo, l'indotto è da 1 a 3. Giffoni è un'industria della cultura a tutti gli effetti. Concorrono tante persone, ci sono tante persone, circa 500 persone, che collaborano durante il periodo del festival. E ti posso dire che Giffoni oggi è diventata una grande realtà, ma non solo locale, a livello regionale, nazionale, ma a livello internazionale. Noi esportiamo il nostro target in tutto il mondo
ed è Gifoni un'industria della cultura, dove siamo stati a Hollywood, siamo stati in Australia, siamo stati in Macedonia, siamo stati a Doha, abbiamo un poco Gifoni portato come format itinerante in tutto il mondo. In Brasile siamo stati insieme, se ricordi perfettamente. Gifoni amato in tutto il mondo, perché il nostro cuore pulsante del nostro progetto sono i giovani, e noi diamo la voce ai giovani per renderli protagonisti principali di tutto ciò che facciamo. E mi pare che il presidente De Luca, che ha inaugurato questa 54esima edizione, abbia detto proprio questo, una entità che fa parte della stessa cultura italiana esportabile, che era, è e sarà sempre tale. Assolutamente sì, ieri c'è stato il nostro presidente De Luca, nel pomeriggio abbiamo inaugurato la 54esima edizione, abbiamo aperto, come tu vedi intorno a noi che ci troviamo nella Multimedia Valle, un cantiere aperto, un cantiere creativo, abbiamo due progetti importanti che si stanno ultimando, che è il Museo del Tempo e che è un'arena all'aperto di 5.000 posti a sedere che non esiste nel centro-sud Italia. È stata inaugurata l'Arena Sordi, dove è una sala temporanea perché non è stata ancora ultimata, ma il comune, grazie al sindaco Antonio Giuliano, che voglio ringraziare, e alla comunità di Gifoni che ci è molto vicino, abbiamo creato una sala temporanea di 1.000 posti per 1.000 giurati. Gifoni è un'evoluzione, è un'industria della cultura e stiamo creando un indotto non di poco conto, grazie ai giovani, per i giovani e per il futuro dei giovani. Avete ascoltato Cinema, cinema, cinema e ancora cinema. Solo su Radio Free Station.